Benvenuti amici telespettatori ad una nuova puntata di Viaggio in Molise. Siamo ad Isernia e qui, come nel resto del mondo, molte delle attività legate al Natale sono state annullate o rimandate. Ma non qui, non alla cooperativa Lai di Isernia, dove il tradizionale mercatino natalizio si farà, seppur in un'altra versione. Quale? Ce lo spiegherà Nicandro e tutti gli altri amici della cooperativa Lai in questa puntata di Viaggio in Molise. Venite con noi! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells. Eccoci in compagnia di Nino Santoro e dunque un'edizione di questo mercatino natalizio un po' particolare, ma comunque che verrà realizzata in egual modo, anche se in una versione diversa. Quale? Sì, insomma, buongiorno. Sì, diciamo che è un'edizione ridotta perché la possibilità di fare la nostra consueta festa. L'anno scorso abbiamo festeggiato 20 anni di attività, questo era il 21esimo anno. E ci sarebbe piaciuto organizzarla in presenza come gli altri anni. Non è possibile, come avete visto anche nella struttura, i ragazzi hanno tutti il rispetto del distanziamento, l'utilizzo delle mascherine, la temperatura, quindi siamo in una situazione di protezione per quanto riguarda il Covid, quindi è una cosa assolutamente che si deve fare così e dobbiamo rinviarla. Non per questo non abbiamo organizzato qualcosa che per noi è molto importante, sia per loro che anche per noi, per poter incassare qualcosina di soldi che in questo periodo hanno comunque la loro importanza. E quindi i ragazzi e gli operatori hanno pensato di organizzare la struttura in modo tale da fare un'accoglienza dilazionata in tutta la giornata, perché la struttura è aperta dalle 9 la mattina alle 5 il pomeriggio, non c'è interruzione a pranzo, si può venire dall'1 alle 2 alle 3 a qualsiasi ora. E si può ordinare attraverso i nostri canali social, Instagram, WhatsApp, il sito della cooperativa Lai e il telefono diretto qui, i nostri cellulari che abbiamo messo in evidenza prima nel vostro servizio, in modo da organizzare una consegna, insomma, più tranquilla, con meno persone, ma pur sempre importante per la realizzazione di questi prodotti. Diciamo che noi cogliamo sempre, oramai da 20 anni, questa occasione per ricordare però che la struttura opera tutto l'anno, quindi soprattutto in questi periodi di Covid, se non avete la possibilità non fa niente, ma ricordateci in tutto l'anno, venite tutti i giorni dell'anno, perché i ragazzi, le ragazze, i nostri operatori, la struttura è aperta tutto l'anno proprio per questo motivo, perché siamo, oltre a essere un centro socio-educativo che come tutti i centri socio-educativi deve fare una serie di attività, però noi siamo gestiti da una cooperativa sociale, la nostra è una cooperativa sociale, per cui è importante per noi anche fare del fatturato, insomma, quindi produrre. E quindi abbiamo cercato, come dire, nel corso di questi 20 anni di realizzare questi laboratori che da una parte hanno una funzione estremamente utile per la loro integrazione socio-lavorativa, quindi sono proprio laboratori di assistenza. E dall'altra abbiamo cercato di fare in modo che questi laboratori avessero anche un minimo di produttività, quindi si va sull'orto per piantare la cipolla che poi si vende a giugno, si prende il miele, si produce il miele che si vende tutto l'anno, così come i progetti, gli oggetti di ceramica, così come il lavoro, le candele, insomma queste sono attività che queste persone svolgono esattamente tutto l'anno, quindi vogliamo ricordare a tutti che potete venire sempre, non solo a Natale. I ragazzi sono suddivisi in diversi gruppi di lavoro proprio per
appunto la sicurezza sanitaria. Assolutamente sì, il nostro ingegnere responsabile dell'SPP ha dovuto fare un piano per, come vedete i posti sono assegnati e i ragazzi, devo dire la verità, molte famiglie, noi abbiamo una struttura che accoglie più di 25 utenti, molte famiglie però per ovvi motivi, un po' per timore, un po' per le condizioni di salute dei propri figli, che loro hanno questa comorbidità, insomma è una parola nuova che abbiamo imparato durante questo lockdown, quindi possono avere altri problemi, chi può avere problemi cardiaci, chi può avere problemi di respirazione, allora le famiglie preferiscono tenerli in casa. Abbiamo il nostro centralino che è tempestato di telefonate, perché comunque chiamano tutti i giorni per sentire la voce degli operatori, i loro compagni, ma abbiamo molte famiglie che ancora li tengono a casa, quindi non sono tutti e 25 gli utenti, però quelli che vengono devono avere questo distanziamento, utilizzano come vedete queste mascherine e devo dire la verità che noi, pur la norma consentendo loro di non utilizzarle, perché il DPCM, il primo DPCM già da marzo del 2019 faceva sì che praticamente loro possono, sono esentati dall'utilizzo sia della mascherina che del distanziamento, non gli operatori ma loro. Ma nonostante questo i nostri operatori hanno fatto di tutto per insegnargli come bisogna comportarsi e devo dire che veramente sono molto molto bravi. Un applauso. Dirigenti, un bel applauso a voi tutti. Nel rispetto di queste cose. Tra l'altro c'è anche il nostro appunto Nicandro che fa gli onori di casa, che prende la temperatura. So che hai anche accolto il presidente Conte quando è venuto, è vero? Sì, è vero. Allora lui è suonato la porta, io sono Raben. Quando è in reveganza, tu pure! Dai. Perché avevi la cravatta quel giorno e quindi lui ti ha detto come sei elegante. Certo, io sono sempre elegante, allora. Abbiamo visto, sei elegantissimo. Allora, bene, a questo punto non ci resta che andare a curiosare appunto qui nei laboratori, ma soprattutto tra i lavori che sono stati realizzati e farveli vedere, così vi facciamo venire voglia di comprare qualcosa qui alla cooperativa Live. Mistletoe, there's no sense in hanging stockings there upon the fireplace, 'cause Santa, he won't make me happy with a toy on Christmas Day. I just want you here tonight, holding on to me so tight. Girl, what can I do? You know that all I want for Christmas is you. Are shining so brightly everywhere, and the sound of children's laughter fills the air, and everyone is singing. I can hear those sleigh bells ringing. Sound to bring me the one. Ed eccoci qui in uno dei laboratori della cooperativa Lai. Allora. Il nostro Nicandro ha un... Che cos'è questo oggetto che hai in mano? Cos'è? Una forma. Una forma. Al silicone. Allora, qui fate le candele, giusto? Fanno le candele. La cera del nostro apiario viene inserita in questa macchina che si riscalda, si squaglia e i ragazzi fanno scendere, colare la cera in questi, fallo vedere. Ricordiamo anche la cera delle vostre api. Cera, pura cera d'api del nostro apiario di Sant'Agapito, che è condotto, lo voglio dire, comunque dall'APAM, dall'Associazione Produttori Apistici Molisani, che collabora con noi perché ovviamente non abbiamo noi tutte le competenze. Quindi la cera viene squagliata, i ragazzi la inseriscono in queste forme al silicone, poi che ci mette Nica? Allora mette due tre molle, più stoppino
e poi rese i miel, la cera. Inserisce la cera, dopodiché si apre, fagli vedere come si apre. Si apre così, quando si è asciugata, e viene fuori la candela, che poi vediamo in quell'altra situazione. Ricordiamo che questi e tanti altri lavori che vengono realizzati dai ragazzi sono utilissimi e anche richiestissimi per bomboniere solidali. Sì. Che cosa significa? Allora, innanzitutto significa che, come potete vedere, la nostra struttura non è organizzata per realizzare diciamo l'oggetto natalizio. Noi ci siamo organizzati come famiglia immaginando di realizzare o di fare una, di creare una struttura che potesse rispondere anche a esigenze importanti, altrimenti non è lavoro. E quindi siamo in grado di rispondere anche a questa nuova frontiera, diciamo, delle bomboniere solidali che si sta aprendo un po' nella cultura in genere nazionale. Da noi è ancora un pochino presto, però vengono molte coppie per fare le bomboniere solidali, e quindi noi rispondiamo anche, che ne so, a 1000 bomboniere, siamo in grado di fare 1000 bomboniere, 2000 pezzi, naturalmente il tutto nel rispetto dei loro tempi e della tempistica, perché le fanno loro e quindi loro hanno i loro tempi. Però siamo in grado di rispondere anche a importanti, diciamo, commesse, quindi perciò diciamo insistiamo, venite tutto l'anno, perché noi non sai che facciamo questo solo a Natale, ecco, questo volevo dire.